Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Spazio Aperto, siete su Sirius Web Network, alla conduzione Antonella Intranò. Ugo Lombardi. E salutiamo naturalmente Rosario Moreno, dalla regia centrale di Treviso. Ciao Rosario. Ciao Rosario. Ciao ragazzi, buona serata. E come sempre in collegamento con noi Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net. Ben trovato Massimo. Buonasera Massimo. Sì, buon pomeriggio da Venezia. Allora Massimo, vogliamo partire subito con gli aggiornamenti sulle ultime notizie? Sì, benissimo. Dunque, è di almeno un morto e una decina di feriti gravi il bilancio di un incidente ferroviario vicino a Graz in Austria. Il luogo dell'incidente si trova in un bosco difficilmente raggiungibile dai soccorritori. 120 vigili del fuoco e una squadra della Croce Rossa. Non è chiara la causa dell'incidente, ma si ipotizza che sia stato provocato dal mancato rispetto di un segnale di precedenza. Caldo anomalo, parliamo del tempo. L'anticiclone africano Apollo, così definito, continuerà a dominare l'Italia almeno fino a sabato con sole e caldo su molte regioni. Poi subirà una ritirata che favorirà l'arrivo di temporali. Il sole dominerà quasi tutta l'Italia nella giornata di giovedì, mentre venerdì raggiungeranno temporali e locali grandinate al nord, dal nord-ovest verso il Veneto occidentale. Per il weekend l'anticiclone verrà sconfitto dall'ingresso di aria più fresca da nord, che innescherà sabato piogge e qualche temporale sui monti del nord-est, ma domenica i temporali raggiungeranno le regioni adriatiche. Adriatica è tutto per il momento da Venezia, dalla redazione giornalistica. Linea a Bari per Spazio Aperto. Un saluto alla regia centrale, Rosario Moreno, e la conduzione passa adesso ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Noi ci sentiamo per gli aggiornamenti alle 22. A voi. Grazie Massimo. Allora, introduciamo gli ospiti di questo pomeriggio. Qui con noi, in studio, presenza fisica, abbiamo Savino Percoco, il coordinatore provinciale del Movimento Agende Rosse Giuseppe Di Matteo. Ben trovato Savino. Buonasera a voi. Buonasera. Buonasera. E in collegamento telefonico abbiamo il professor Roberto Varricchio, presidente dell'Associazione Santa Madre Puglia. Ben trovato Roberto. Buonasera a voi, buonasera a tutti. I nostri ospiti sono qui quest'oggi per parlarci dell'evento, della conferenza che è programmata per il 15 maggio prossimo alle ore 11 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bari, aula 3, secondo piano, per chi potesse naturalmente raggiungere fisicamente il luogo della conferenza. Il titolo della conferenza è Quei 100 passi tra Stato e Mafia. I relatori saranno, come dicevamo, Savino Percoco e Roberto Varricchio. L'ospite sarà Giovanni Impastato, fratello di Peppino, giornalista morto per mano di mafia. E l'argomento, come il titolo stesso della conferenza suggerisce, è la connessione, il collegamento tra lo Stato e la mafia nella pubblica amministrazione. Ora, mi sembra corretto che si faccia una seppur breve introduzione sulle associazioni che hanno organizzato questa conferenza. Dicevamo il gruppo delle Agende Rosse, Giuseppe Di Matteo, di cui abbiamo qui, come dicevo, il coordinatore, e l'associazione Santa Madre Puglia. Savino, una breve introduzione sul movimento Agende Rosse, anche se ampiamente conosciuto, ma credo sia giusto ricordarlo. L'associazione del Movimento delle Agende Rosse nasce per volere di Salvatore Borsellino, ma più che altro da una fase di istintiva, di amore, che ha portato una serie di persone a unirsi in piazza quando si ricomposta quasi in maniera d'orgoglio, di amore, di istinto. Cioè, è un po' difficile spiegare perché è una cosa che è nata dai cuori delle persone. 200.000 popolani hanno riempito le piazze di Roma per protestare contro il crimine. Di lì, col simbolo dell'Agenda Rossa, il ricordo dell'agenda appartenuta a Paolo Borsellino, su cui il magistrato appuntava gli appunti che riguardavano la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone e gli uomini della sua scorta. E essendo venuto a mancare nella strage invece di Via D'Amelio, allora abbiamo utilizzato come simbolo proprio questa agenda, il ricordo di una trattativa Stato-mafia di cui noi vorremmo verità. Naturalmente l'agenda è il simbolo di questa lotta e comunque di questo amore per la giustizia, perché ricordiamolo, l'agenda di Paolo Borsellino è stata trafugata,
è scomparsa per poi ricomparire magicamente. Quindi sulla trafugazione di questa agenda c'è una storia abbastanza importante. Allora, se vogliamo, vi posso accennare un po' della storia, anche se è un po' lunghetta. Io provo a fare facciamo una sintesi anche perché dobbiamo presentare l'altra associazione. Sono più rapido. Allora, la mattina del 19 luglio, i familiari di Paolo Borsellino, quindi sua moglie Agnese, sua figlia Lucia, lo vedono inserire all'interno della sua borsa marrone di pelle questa agenda rossa su cui lui appuntava tutti i minuti più delicati appartenenti esclusivamente all'indagine che apparteneva alla strage di Capaci. E in seguito all'assassinio di appunto Paolo Borsellino e gli uomini della sua sorta, questa agenda scompare, nel senso che non c'è più all'interno della sua borsa, perché comunque molti potrebbero pensare che in seguito a un'esplosione potrebbe essere bruciata, ma purtroppo, a parte che c'è stata una vittima comunque salvata, che è Antonio, ovvero il conducente che guidava l'auto, presente, guarda caso, all'interno dell'auto, in cui era deposta anche la borsa di Paolo Borsellino. E la borsa è rimasta intatta, come è rimasto intatto anche il suo StarTAC, non so se qualcuno di voi ricordi un po' il cellulare dell'epoca dello StarTAC, che dovrebbe avere una batteria infiammabile, che invece non è esplosa, ma mancava l'agenda. Grazie ad alcune denunce fatte da Antimafia 2000 nella figura di Lorenzo Baldo, sono state rinvenute dei video e delle fotografie che evidenziano un passaggio della borsa di Paolo Borsellino dall'auto fino a chissà dove, e che poi ritorna sempre nell'auto, però in assenza dell'agenda rossa. Questo fa pensare che chi detiene in questo momento questa agenda non solo temeva per le verità appuntate dal magistrato appunto Paolo Borsellino, ma forse temeva che, o meglio, più che temere, forse pensa che in questa maniera può ricattare qualcuno. Quindi è una prova di forza che può utilizzare in quella che oggi viene definita la trattativa Stato e mafia. Ecco, che poi diventa alla fine fonte di ispirazione proprio per questa conferenza, che viene organizzata anche dall'Associazione Santa Madre Puglia, di cui il professor Roberto Varricchio è presidente. Professore, vuole darci informazioni, vuole dirci quali sono gli scopi e gli obiettivi di questa associazione e come mai avete pensato, insieme al gruppo delle Agende Rosse, di organizzare questa conferenza? Allora, sì, la ringrazio per avermi dato la parola. In pratica l'Associazione Santa Madre Puglia nasce con l'intento di valorizzare un po' quelle che sono le tradizioni, i valori, i principi base del Sud, in particolare della Puglia, però l'idea di base di questa associazione, che è composta da una serie di professionisti baresi, pugliesi in generale, è proprio quella di riuscire a far conoscere, e quindi in questo senso a valorizzare, quello che è il patrimonio storico, culturale, artistico, ma anche enogastronomico per assurdo della nostra regione, ma più in generale del sud Italia, del sud del mondo. Mi rendo conto che è una pretesa anche abbastanza velleitaria, perché è molto ampia come questione, però indubbiamente in questo tipo di obiettivo che l'Associazione Santa Madre Puglia si prefigge, poteva sembrare assolutamente necessario, ed era secondo noi almeno assolutamente necessario, anche introdurre quello che è il tema fondamentale poi del nostro paese, la vecchia atavica questione meridionale, partendo proprio da un modo di affrontare sui generis la questione meridionale. Il tema della questione meridionale ci è parso che ripercorrere alcune tappe storiche del rapporto Stato-mafia potesse essere funzionale a far capire alla gente anche che tipo di epoca storica stiamo attraversando. Tenga presente una cosa, che è anche una risposta poi alla seconda parte della sua domanda. A questo tipo di iniziativa che abbiamo pensato di implementare, abbiamo ritenuto opportuno anche invitare quelli che sono gli alunni, i discenti del mio corso in sociologia del fenomeno burocratico, perché io durante le lezioni del corso di quest'anno non ho difficoltà a far presente, a dirvi, a confessarvi che ho notato che alcuni ragazzi del corso ignoravano alcune tappe storiche proprio della storia, diciamo, della mafia e dei rapporti della mafia o del conflitto tra Stato italiano e mafia. Per esempio avevano poche nozioni sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, che pure sui giornali negli ultimi anni ha preso molto spazio e sicuramente ha una sua enorme rilevanza,
se vogliamo considerare poi quello che è il vivere civile quotidiano di tutti i giorni, soprattutto nel mezzogiorno. Allora, sulla base di questo tipo di, o di questi tipi di ambizioni che l'Associazione Santa Madre Puglia si prefigge, di obiettivi che l'Associazione Santa Madre Puglia si prefigge, abbiamo ritenuto che anche nella vicinanza di quello che, di quella che è una ricorrenza triste, che è appunto tesa a celebrare, tra virgolette, quello che è stato poi l'assassinio di Peppino Impastato, abbiamo ritenuto che potesse essere utile riannodare il filo partendo anche dalla memoria di un evento di questo genere. Tenete presente che, per chi se lo ricorda, ormai sono passati quasi 40 anni, Peppino Impastato viene assassinato il 9 maggio del 78, quindi in realtà io sono convinto che se noi chiediamo alle nuove generazioni chi è, chi fosse, chi è stato Peppino Impastato, molti giovani assolutamente ignorerebbero la figura importante, simbolica, assolutamente fondamentale per ricostruire la storia di Peppino Impastato. E allora ecco, questo è il motivo per cui abbiamo pensato, cercando di annodare sia l'aspetto relativo ai rapporti nella pubblica amministrazione, in quanto ripeto, io poi sono docente in sociologia del fenomeno burocratico, sia la storia del mezzogiorno d'Italia, abbiamo pensato che riannodare questi fili potesse essere utile per poter ripartire da un discorso di critica, di analisi rispetto a quelle che sono le tematiche del mezzogiorno. Bene. Vorrei aggiungere qualcosa in più a quello che dice il professor Parricchio. Allora, se siete dettate un po' nel tema, posso anche andare un po' più in calma. Io e il professor Parricchio abbiamo già avviato un percorso di collaborazione che ci ha visto già nel mese di marzo effettuare un seminario con l'ospite via Skype di Giorgio Bongiovanni. Questo perché, come accennava poc'anzi, vogliamo cercare di portare delle nozioni sull'atto pratico, quindi quello che la vita realmente ci mostra e non solo quello teorico che ci evidenziano i libri, direttamente ai ragazzi, e farlo attraverso il racconto dei protagonisti che hanno vissuto le varie vicende. E il caso di Peppino Impastato si interfaccia una connessione molto vicina alla pubblica amministrazione, perché Peppino è indubbiamente morto per ragioni antimafia, però lui è anche stato un attivista politico e forse in dato qual modo un rivoluzionario sul piano della lotta non solo al crimine ma anche dell'esposizione, chiamiamola ideologica, della sinistra. Lui nasce comunista ma si espande anche molto più su quelle che è stata la rivoluzione odierna, tant'è che lui poi, quando viene ucciso, era candidato con una lista chiamata Democrazia Proletaria. Già il fatto che non si chiamava comunista dovrebbe far intendere che lui aveva già un'evoluzione per il 78 molto avanti di quella che era la sinistra, che è un po' anche chiamiamola odierna. E questa scissione dal Partito Comunista dell'epoca non è molto casuale, proprio perché lui guarda molto avanti il passaggio della definizione amministrativa sul piano della sinistra. Diciamo che il suo è un punto di vista critico rispetto a quella che era la sinistra dell'epoca, l'ideologia del momento. Va anche detto che lui era candidato in quel periodo, lì c'erano le elezioni amministrative comunali, e viene ucciso, se non ricordo male, o due giorni prima, non ricordo di preciso la data delle elezioni, ma nonostante ciò lui viene comunque eletto simbolicamente, quindi la gente, seppur era ormai morto, lo votò ugualmente. Quindi in ogni modo lui sarebbe stato amministratore comunale. E questo è un segnale importante, perché comunque ricordiamo che Peppino Impastato, la famiglia di Peppino Impastato, aveva dei rapporti strettissimi con la mafia, in realtà. La famiglia di Peppino Impastato, diciamo che il padre era Luigi Impastato, era mafioso, non di alto rango, ma comunque era una manovalanza importante, perché suo cognato, e quindi lo zio di Peppino Impastato, era Cesare Manzella, uno di quelli che la mafia l'ha costituita nell'epoca di cui stiamo parlando. Era uno dei fondatori di quella che è stata poi chiamavano la prima mafia nella Sicilia dell'epoca, parliamo anche di Cinisi, tant'è che poi la triade che si è formata
ha portato Taro Badalamenti al potere. Taro Badalamenti viene proprio da quella cricca di cui fondatore era a caso Cesare Mantella. Quello che dovrebbe comunque far riflettere è che Peppino era moltissimamente legato a questo zio mafioso, lui lo amava, e il cambio di ideologia avviene proprio nell'uccisione di suo zio, avvenuto, se non ricordo male, proprio da parte di chi erano i suoi amici, ovvero Taro Badalamenti, che poi ne ha preso il potere successivo e poi entrando nella triade della prima fase di mafia. Per quanto riguarda l'ospite che abbiamo annunciato, ci sarà durante il convegno Giovanni Impastato. Giovanni Impastato porta una testimonianza importante, non solo della vita del fratello non solo della vita di Peppino, essendo il fratello, ma anche della propria vita personale. Allora, io non voglio anticipare molto perché ho avuto modo di parlare con lui, però forse un segnale dovrebbe attrarre l'attenzione del pubblico. Giovanni Impastato aveva paura della mafia, ha avuto paura di fare quello che ha fatto Peppino, e in un certo qual modo aveva paura anche di Peppino, perché quello che ha fatto Peppino era rivoluzionario e molto forte per l'epoca, perché vorrei invitare qualcuno a vivere quel periodo e permettersi di entrare in scena anche sotto la casa del boss dell'epoca e urlarci contro, o fare addirittura dei giornali attinenti, o ancora più fortemente fare un programma chiamato Onda Pazza su una radio chiamata Radio Out, in cui lui in forma satirica chiamava all'appunto Taro Badalamenti, sindaco, consiglieri, e denunciava su una cosa anche molto delicata, in cui c'entra, guarda caso, suo zio Cesare Mantella, che era l'aeroporto che volevano creare a Cinci. Un aeroporto che doveva distruggere tutta la bellezza naturale, paesaggistica del luogo, e che doveva avere senso soltanto perché doveva portare il traffico di cocaina nello scambio di Cosa Nostra americana e Cosa Nostra siciliana, il tutto attraverso il traffico di cinesi, ovvero solo per arricchire i soliti nudi. Professore, io ho sentito che lei si occupa di sociologia, quindi sì. Quale ghiotta occasione fra lei e Savino Percoco di chiederle se secondo lei è possibile che una cultura, diciamo, occidentale come la nostra, una cultura individualista, possa accogliere anche concetti plurimi, diciamo di polisocialità, dove possa essere recepita anche questo messaggio che tutti noi cerchiamo di dare ai ragazzi, cioè un messaggio che si allontana un po' dal mondo occidentale. Voglio dire, una cultura plurima è in grado di recepire messaggi che fino ad ora una concezione diciamo singola non è riuscito a far comprendere i nostri ragazzi? La domanda è impegnativa, la risposta ancora di più, perché tenga presente questo: negli ultimi 20-30 anni, nell'ambito della sociologia e della pedagogia, ma anche più forse, quello che si è provato a fare sostanzialmente è a far capire ai ragazzi, a seconda di un processo critico che poi deve partire direttamente dalle proprie esperienze personali, che ciò che vale, ciò che è importante è comprendere la complessità, cioè il paradigma della complessità sociale, che è assolutamente, come dire, il modo per capire che i problemi non hanno una sola soluzione, non c'è più la one best way di stampo terrorista, per dire. Quindi è chiaro che le prospettive da cui vedere le problematiche, i temi, i problemi, devono essere molteplici, e l'idea, ma anche di un certo tipo di formazione, di scuola, di università, negli ultimi anni, negli ultimi 30-40 anni, per dire, è stata orientata proprio in questo senso, quindi formalmente a una sorta di apertura nei confronti delle esperienze, polisenso anche di altre culture. Però devo dirle anche un'altra cosa, che non so se è soltanto una mia impressione, io la denuncio per tale questa impressione, ma mi pare che negli ultimissimi anni invece, forse anche in ragione della crisi economica e anche probabilmente in Italia in particolare di un certo tipo di governi che abbiamo avuto,
sa, più che un'apertura, ho notato che c'è una grossa chiusura, cioè al di là di sforzi che poi le cellule formative, quelle che sono deputate alla formazione dei ragazzi, al di là di questi sforzi che queste cellule formative, la scuola e l'università, hanno provato a fare negli ultimi decenni, poi paradossalmente il risultato è contrario, perché noi vediamo anche come il discorso sull'accoglienza in generale, nei confronti degli immigrati, nei confronti extracomunitari, ma nei confronti dell'altro, cioè dell'altro qualcuno che è diverso, si presenta come tale rispetto a noi stessi, che comunque è sconosciuto a noi, bene, questo rapporto nei confronti dell'altro in genere non è un rapporto che tendenzialmente oggi come oggi basato su criteri di ospitalità, di accoglienza e di apertura. E questo mi fa pensare che la risposta alla sua domanda sia tragicamente negativa, cioè nel senso è come se il nostro Stato, la nostra cultura si sia dotata o abbia provato a dotarsi di una serie di strumenti culturali, formativi se vuole, finalizzati anche a avere prospettive ad ampio raggio, aperture e disponibilità di un certo tipo, però poi altre tematiche che sono quelle economiche, che sono quelle ahimè anche politiche in un determinato senso, hanno portato oggi come oggi la nostra società ad essere più chiusa di quello che dovrebbe apparire o dovrebbe essere. E questo, ripeto, è un velato grido di denuncia che io in qualche modo voglio lanciare, perché poi alla fine uno pensa che la formazione e la cultura sia uno strumento appunto per l'apertura, appunto per permettere l'inclusione, appunto per risolvere determinati problemi come possono essere quelli relativi alla questione meridionale, ai rapporti Stato-mafia, all'accoglienza della gente che in qualche modo viene da frontiere opposte o diverse. Poi magari andiamo a vedere che così non è, che tutto questo discorso di formazione culturale che secondo me scuole e università hanno provato a fare, hanno provato a svolgere, cade nel nulla di fronte a esigenze quotidiane che possono essere quelle del fatto che magari lo straniero mi ruba il posto di lavoro, o almeno presunto tale, perché magari il posto di lavoro non c'è manco per l'italiano e non c'è manco per lo straniero. Cioè c'è una contraddizione in termini che non mi fa essere ottimista rispetto a una eventuale, se devo darle una risposta rispetto alla legittimissima domanda che lei mi ha posto. Però professore, questa società diciamo plurima, a cui sembra sia stato appiccicato un'evoluzione culturale scarsamente adesiva, ha un grandissimo compito. Lei faceva riferimento al fenomeno dell'immigrazione. Sì. Come può una società come questa, dove stentiamo ancora a far comprendere i difficili rapporti che sono esistiti ed esistono tuttora fra la malavita e il mondo politico, accettare un flusso migratorio che le leggi fisiche ci impediscono di accettare? Ma guardi, perché, insomma, non è possibile, non è possibile che il contenuto di un contenitore più grande vada in un contenitore più piccolo, perché questo sta avvenendo, al di là di tutte le motivazioni di solidarietà che sono state poi travisate. Sì. Tenga presente questo: una soluzione ai problemi univoca non c'è. Questo è il paradigma della complessità, cioè il fatto di, come dire, di fuggire dall'idea che possa esserci per un problema una soluzione univoca ed unica. È chiaro che stiamo parlando di una problematica, adesso se vogliamo toccare nello specifico quello degli immigrati, dell'accoglienza, stiamo toccando una problematica molto ampia che non può vedere l'Italia come unico paese a doverlo risolvere soltanto perché ha la fortuna, sfortuna di essere nel Mediterraneo al confine con paesi che hanno delle difficoltà da questo punto di vista, vengono da periodi di guerra eccetera. È chiaro che non può essere soltanto delegata all'Italia il compito di risolvere il problema, è impossibile, ed è altrettanto vero che l'Italia forse non ha gli strumenti, non ha i mezzi per affrontare un afflusso di questo genere, però il tema è più ampio, perché poi le soluzioni alla fine non possono manco essere quelle di dire facciamoli morire in mare, oppure diamo un aiuto quando poi i fondi vengono tagliati per la cooperazione. Cioè a volte determinate frasi, determinati slogan anche politici vengono utilizzati soltanto per propaganda, non hanno manco un costrutto reale, anche quando accendono le folle. Allora probabilmente il tipo di formamenti, il tipo di approccio da utilizzare rispetto a queste tematiche dovrebbe essere un po' più composito, cioè sì, dovrebbe essere assolutamente critico rispetto a una gestione del problema a livello europeo, però proprio noi che siamo del meridione, proprio noi che abbiamo, come dire, per anni, quasi per secoli dovuto affrontare quella che è la questione meridionale, e che sappiamo quanto è stato difficile trasmigrare, andare in paesi stranieri, essere accettati, tutt'oggi per il meridionale che va nel settentrione è una sfida aperta, continua, proprio noi non dovremmo
partire da posizioni preconcette, ma dovremmo cercare di vedere il problema con tutte le sue sfaccettature in modo tale da proporre soluzioni che però, ripeto, non devono essere soltanto basate sull'opportunismo del momento politico e quindi su logiche di propaganda. Adesso non ce l'ho con qualcuno in particolare, ma dico, è molto semplice sentire poi le espressioni di posizioni che sono troppo radicali su un problema che non può avere una soluzione radicale, perché sfugge anche al nostro controllo, ma in generale non sfugge soltanto perché l'Europa non ci aiuta o comunque ci lascia soli, ma anche perché, voglio dire, se i flussi arrivano e arrivano dal mare, il problema di fermarli è molto relativo, nel senso che alla fine non sarà sempre possibile, ne possiamo fermare 100, 1000, ma ne arriveranno sempre. Allora è la realtà che ci deve guidare e farci capire che il problema ha una sua complessità, che va risolto, il problema stesso, attraverso una serie di operazioni che sfuggono da una logica di opportunismo politico. Insomma, questo è il senso. E la cultura, come dire, la formazione che la scuola, l'università ci ha dato, ci avrebbero dovuto dare, dovrebbero dare ai giovani, dovrebbe essere una cultura, una formazione finalizzata proprio a un approccio, come dire, polisenso, assolutamente più variegato rispetto al problema. Io, ecco, questo è quello che denuncio. A volte mi sembra quasi che, nonostante gli sforzi fatti in 30-40 anni di pedagogia, di insegnamento, di didattica, eccetera, poi di fronte al problema immanente, al problema quotidiano, al problema economico, allo slogan o al momento di propaganda politica di turno, il tema venga, cioè la cultura, la formazione venga obnubilata e debba soccombere rispetto invece a qualche cosa che poi di culturale c'ha poco, ecco, di formativo c'ha poco, ecco. Diciamo che si tenta di semplificare un problema che invece è bisogno di un approccio molto più ampio, che non prevede soltanto la semplice accoglienza, perché purtroppo si tende a focalizzare l'attenzione solo su quello, cioè su un problema di numero, di sovraffollamento, di sovrappopolazione rispetto al territorio, quando in realtà è molto più ampio e farraginoso, come farraginosa risulta essere la burocrazia, l'approccio con la pubblica amministrazione, qualcosa che di solito atterrisce il cittadino, insomma. Lei che insegna all'università, insegna proprio questo tema, le chiedo, la pubblica amministrazione così come concepita oggi nel nostro Stato spiana la strada all'ingresso delle criminalità organizzate? Questo l'ingresso è nella nostra economia, nella nostra società? Allora, cerchiamo anche qua di fare un po' d'ordine. Anche questo necessita di un approccio senz'altro molto più ampio rispetto a quello che viene solitamente proposto, ma dobbiamo tentare di capire, forse anche un tassello alla volta, questo mosaico dovrà essere messo assieme per comprendere. Sì, no, assolutamente, però quello che voglio dire è anche questo, ed è anche un modo per spiegare perché Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, il 15 maggio all'università. Perché tra le cose così, tra quelle note a piedi pagina nella storia di Peppino Impastato, poi si scopre anche che nel 2000, il 6 dicembre 2000, è stata approvata una relazione a livello parlamentare sulle responsabilità dei rappresentanti delle istituzioni nel depistaggio delle indagini sull'assassinio di Peppino Impastato. Cioè, come dire, come nota a margine, nota a latere, anche qua noi notiamo che, nonostante si parlasse di un personaggio che era morto tragicamente in un'epoca storica particolarmente difficile, dove c'erano i brigatisti rossi, dove c'era la lotta armata, dove c'erano una serie di problematiche di varia natura, perché il 78 è quell'epoca, è l'epoca attigua all'omicidio Moro, a tutta un'altra serie di situazioni che ben ricordiamo per quelli che almeno hanno l'età mia, poi è chiaro che per i giovani è un altro discorso. Bene, anche nella storia di Peppino Impastato noi troviamo qualche cosa di poco chiaro a livello di pubblica amministrazione, cioè a livello di organismi rappresentativi del popolo. Cioè anche là, soprattutto là, per chi si ricorda, noi abbiamo una commistione di interessi, evidentemente, tra lo Stato e la mafia. Infatti il titolo dell'iniziativa del 15 maggio non a caso è quei 100 passi tra Stato e antistato, tra Stato e mafia, perché poi alla fine effettivamente quella che è la ricostruzione
che in chiave alquanto narrativa e anche molto immaginifica ha fatto poi nel film Quei 100 passi, Marco Tullio Giordana, il film dedicato appunto a Peppino Impastato. Quel tipo di ricostruzione che si basa su quella distanza tra le case del mafioso e di Peppino Impastato è una, assolutamente una ricostruzione affascinante, perché è esattamente quel tipo di confine che ci può essere, quel tipo di distanza che ci può essere, che c'è tuttora tra Stato e antistato. Quindi alla fine che cosa è il confine? Se noi dobbiamo in qualche modo interrogarci sul concetto di confine, dobbiamo arrivare a capire che il confine è senz'altro interpretato come una linea di demarcazione, cioè una linea di separazione tra noi e voi, tra noi, io e l'altro, tra un'organizzazione e l'altra. Però poi, se andiamo a vedere, quel confine, quella linea è anche il primo punto di contatto. Ecco, noi siamo di fronte a una situazione in cui tra Stato e antistato, tra Stato e mafia, non si vede ancora, non si vede ancora oggi una netta distinzione. E questo lo capiamo, lo interpretiamo attraverso la lettura delle cronache, dei giornali di tutti i giorni, perché ci sono ancora tanti misteri nel nostro paese, perché ancora oggi, quando poi noi andiamo a vedere la materia degli appalti dall'Expo tanto acclamata e vituperata al tempo stesso oggi, ma anche per quanto concerne i casi di Roma o tutti gli scandali di corruzione che quasi quotidianamente noi arrivano a essere saltati tra virgolette, o comunque celebrati anche qua tra virgolette sui giornali, noi ci rendiamo conto che alla fine le interconnessioni tra la delinquenza, la malavita, ma una malavita organizzata, la mafia in senso lato e lo Stato sono tantissime. E allora ecco, che tipo di risposta si può dare a una immanente realtà, evidenza come quella che tutti i giorni viene o si estrapola dai giornali? Probabilmente, ecco, io arriverei a dire una cosa che può sembrare banale, perché mi rendo conto che poi significa veramente riavvolgere il filo e tornare indietro, ma se noi non riusciremo a superare quella che è la questione meridionale, che è al centro dell'attenzione degli studi dell'Associazione Santa Madre Puglia, se non riusciremo a capire, anche riprendendo i libri famosi, voi sapete perfettamente che sul tema si è scritto molto, e quindi è inutile fare riferimento a testi molto famosi che negli ultimi 5-6 anni, 10 anni anche, sono stati portati anche qui tra di noi della cronaca, però se noi non andiamo a toccare, a capire, a interpretare che cosa è stata la questione meridionale, che cos'è la questione meridionale, quali sono i riverberi che ancora oggi la questione meridionale ha sul nostro Stato, nel nostro Stato, forse non riusciremo manco a risolvere quelle che sono le tematiche inerenti ai rapporti tra Stato e mafia, perché è talmente connaturato nella nostra storia italiana questo tipo di rapporto, che deriva dall'Unità d'Italia, che deriva dalla occupazione, se volete, delle truppe americane, che deriva anche da particolari rapporti anche con lo Stato del Vaticano, tutta una serie di situazioni di questo genere. Se non riusciremo a focalizzare bene queste tematiche, probabilmente non riusciremo manco a uscire da quello che è questa palude che quotidianamente noi vediamo avvolgerci, che è dovuta proprio a questa commissione di interessi tra quello che dovrebbe essere la pubblica amministrazione, lo Stato, l'organo supremo del nostro paese, invece poi le organizzazioni di stampo mafioso. E questo vale in senso generale per tutte le organizzazioni di stampo mafioso, perché noi parliamo di mafia, ma quando parliamo di mafia parliamo di criminalità organizzata in senso lato, quindi parliamo di camorra, parliamo di 'ndrangheta, e non c'è soltanto l'andrangheta in Calabria o la camorra in Campania, o che vi devo dire, la mafia in Sicilia. Ormai abbiamo acclarato che queste sono organizzazioni che hanno permeato di sé anche le regioni del nord, anche i grandi potentati economici del nord. Quindi, come si vede, probabilmente il tema è oltremodo complesso, ma se non partiamo da un recupero della storia, per i ragazzi, per i giovani che vengono quotidianamente a frequentare all'università, per esempio, e che queste cose non se le ricordano perché non si sono trovati a viverle, se non recuperiamo questi aspetti che sono correlati alla nostra storia, probabilmente non riusciremo manco a trovare mai il bandolo della matassa. Il bandolo della matassa, giustissimo. Ecco, difatti io faccio sinceramente fatica, oggi come oggi, a effettuare una netta distinzione, a intravedere perlomeno una netta distinzione tra Stato e antistato, come lei lo definiva, o più comunemente mafia, in quanto mi pare quasi che ci sia un parallelismo, ma che ad un certo punto diventa una sovrapposizione, o addirittura nel peggiore dei casi una sostituzione. Sì.
non essendoci più un riferimento univoco, unilaterale, quello e basta, per affrontare le difficoltà della quotidianità, perché purtroppo siamo arrivati a questo, per affrontare la difficoltà della quotidianità si teme di chiedere aiuto a quelle che sono le strutture statali sul territorio. È molto più semplice ricorrere alle strutture parallele, perlomeno alle organizzazioni parallele, che propongono un'immediatezza di risoluzione del problema. Questo però porta poi a che cosa? Ad un attecchimento ulteriore della cultura mafiosa, perché non è solo un atteggiamento, è soprattutto una cultura, un modo di pensare, un modo di vivere, che la complicatezza della pubblica amministrazione io trovo che non riesca a ad eliminarla, nel senso che agevola, facilita qual è la tendenza, se posso interromperla un attimo, certo. Se permette. La tendenza di base, e questo mi fa molto dispiacere, devo dirlo, però la tendenza di base in momenti di crisi in generale, economica in particolare, come quella che stiamo vivendo noi, dell'italiano medio, adesso non vuole essere un atto di accusa, però tendenzialmente quello che possiamo riscontrare, perché è quello che accade, non è tanto di pensare, tra virgolette, a cercare di cambiare le cose attraverso la protesta civile, assolutamente civile ci vorrebbe, o comunque attraverso una forma, tra virgolette, di rivoluzione dei costumi e comunque delle usanze. No, la tendenza dell'italiano medio è di porsi sotto l'ala del più forte. Cioè, il discorso è anche questo, cioè, come possiamo uscire da una logica mafiosa, anche qua, tra virgolette, in senso lato, se però poi la nostra tendenza di ciascuno di noi nel suo piccolo, nella sua piccola sfera, nella sua piccola dimensione, è quella nei momenti di difficoltà di andare a chiedere aiuto, comunque di andare a farci proteggere, tra virgolette, dal soggetto politico di solito che è il più forte in quel momento. È una tendenza che abbiamo, è una tendenza netta che abbiamo. Infatti chiedo a lei, professore, chiedo scusa sul carro del vincitore, perché poi questo è il tema. Sì, sì, infatti. Senza sapere che ce ne sono tanti su quel carro, quindi il vincitore non è detto che debba pensare a noi. Probabilmente, ma quando il vincitore cambia, chissà perché, spiegabilmente quel carro si svuota all'improvviso. Quindi, ma quello che volevo chiedere, professore, a lei e a Savino è l'obiettivo di questo incontro che voi state organizzando per il 15 maggio è quello di avvicinare i ragazzi ad una mentalità diversa, nel senso, come lei giustamente diceva, c'è da parte del cittadino medio, e non è una critica, sono d'accordo, è una pura semplice constatazione. C'è questa tendenza a ricercare lo stato assistenzialista, perdendo di vista la forma partecipativa, cioè ognuno di noi, temo, non si senta più parte di qualcosa, ma uno stato di eterno svantaggio che ti porta sempre a chiedere. L'obiettivo di questo evento che state organizzando per il 15 maggio è questo, cioè di tentare di invertire la tendenza, cioè avere più partecipazione? Sì, se posso rispondere per primo io, con tutto poi il rispetto ovviamente di Savino, che poi è sul veramente uno che, se posso fargli un complimento in diretta, è uno che veramente queste tematiche le mastica tutti i giorni, perché è veramente di frontiera, cioè è veramente molto impegnato e molto attivo su queste tematiche. Però se posso rispondere prima io, le rispondo di sì, nel senso che è chiaro che anche qui sarebbe un obiettivo alquanto velleitario se noi pensassimo e ci proponessimo veramente di investire la tendenza con una semplice conferenza o con una semplice testimonianza, però indubbiamente da qualche parte bisogna iniziare. Allora, nell'ambito della materia di cui sono docente incaricato, devo dirle che un tema fondamentale che hanno studiato, che devono studiare, che hanno trattato i miei ragazzi, i miei studenti, è quello correlato ai cosiddetti processi decisionali inclusivi. Allora, cosa sono questi processi decisionali inclusivi? Sono delle scelte pubbliche, però prese col coinvolgimento di soggetti privati anche, quindi imprenditori, cittadini, stakeholders in senso lato, cioè gente interessata a tematiche particolari. Bene, l'idea è quella di non far calare dall'alto una decisione
d'accordo? Come se fosse uno Stato autoritario ancora legato a principi di governance. No, l'idea è che si parla tanto di governance, quindi di rete di cooperazione pubblico-privata, ma è forse il caso di attuarla su tutte le tematiche. Cioè, come se fossero assemblee condominiali, soltanto che anziché essere questioni inerenti al condominio, possono essere questioni inerenti ai quartieri, città. Cioè, il tema è che se alla fine di un determinato problema io che sono un cittadino devo non solo risponderne, devo occuparmene, l'impatto che me ne deriva magari è molto importante anche ai fini della mia vita quotidiana, perché di quelle questioni o delle decisioni che ineriscono quelle questioni che hanno un impatto sulla mia vita quotidiana io non devo essere in qualche modo chiamato a trattare l'argomento, a decidere sull'argomento? Che significa anche un'assunzione di responsabilità, cioè in questo meccanismo in cui in una decisione c'è anche l'inclusione del cittadino, deriva anche forse un alleggerimento pure della posizione dello Stato, della pubblica amministrazione, perché se il cittadino è chiamato a sedersi al tavolo per decidere su una questione che ha un impatto sul proprio quartiere, sulla propria vita, probabilmente è quel cittadino che è intervenuto a trattare quella questione, che ha partecipato a una decisione, all'adozione di una decisione in relazione a un determinato problema di quel quartiere, quel cittadino poi sarà anche più responsabilizzato. Cioè non potrà dire poi mi oppongo alla decisione presa dalla pubblica amministrazione, ma come? Ma ti sei seduto al tavolo, anche tu hai trattato anche tu l'argomento, la questione, anche tu hai detto la tua, anche tu hai votato perché venisse adottata quella decisione, e poi fai il crumiro, fai il protestatore, il protestante, fai colui il quale bene o male non è d'accordo e si pone comunque come dire in posizione contraria rispetto a quella che è l'applicazione di una determinata decisione. Allora il tema è quello, il tema è cercare di far capire anche che attraverso una realizzazione concreta dei meccanismi di governance probabilmente si riesce anche a fare in modo di evitare poi una serie di problematiche che sono quelle che sono occorse poi nel caso della TAV nella Val di Susi, oppure che vi devo dire nel caso dell'inceneritore di Acerra per quanto concerne l'emergenza rifiuti a suo tempo, per chi se lo ricorda, nel caso di Scanzano Ionico, quando si decise di seppellire tra virgolette alcune scorie radioattive nel sottosuolo di Scanzano Ionico, poi non si fece più perché rivolta la protesta popolare fu tale che fu impedita questa misura draconiana, diciamo così. Però ecco, se si riuscisse a coinvolgere la gente in quelle che sono le decisioni che riguardano anche il tessuto della pubblica amministrazione, forse avremo probabilmente processi sicuramente farraginosi all'inizio, quello che si vuole, ma probabilmente decisioni sarebbero più facilmente adottate e realizzate, concretamente applicate poi dopo, e la gente sarebbe più responsabile. Lascio la parola a Savino però, perché sul tema mi sono anche dilungato troppo, penso. Pronto? Sì, noi siamo qui. La risposta che mi viene da dare è semplice. Allora, noi abbiamo intitolato questo evento i 100 passi dallo Stato e la mafia. 100 passi per ricordare appunto film che in onore di Pippino Impastato, interpretato da Luigi Locascio e Claudio Joè, e quello che sono i tempi odierni della trattativa tra lo Stato e la mafia, seguita dal processo di Palermo, dal pool di Di Matteo e Terenzi Tartaglia del Bene. Perché dico questo? Porcellino già accennava di deludere, e così è stato poi in ciò che i processi hanno riportato, e quindi vuol dire che già era una interconnessione in ciò che era la trattativa, c'è stata ed è stata confermata e poi è arrivata a grado di giudizio. Nel primo passato ha accennato tutto ciò con una rivoluzione anche politica di attivista, portando delle fotografie in piazza dei connubi che riguardavano lo Stato e la mafia attraverso il sindaco, i consiglieri, le giunte, tutto ciò che riguardava Cinisi e la sua provincia, in attinenza con l'aeroporto, che non doveva soltanto favorire interessi mafiosi di Cinisi. Sarebbe pazzo pensare a una cosa del genere, perché un aeroporto ha dei costi che per l'epoca erano di miliardi di vecchie lire. Quindi un comune come Cinisi, per quanto la mafia potesse essere ricca, non poteva mai sovvenzionarsi. Quindi l'interesse era di più alto raggio e aveva un raggio che toccava anche Palermo. Cosa voglio toccare con questo? Vuol dire che la trattativa che noi oggi stiamo toccando
detto con le parole anche di Peppino, non è soltanto nel processo che riguarda ciò che tentava di fermare le bombe delle stragi o le bombe che ci sono state a Giovanni Laterano, quelle del fallito attentato all'Olimpico, quindi non parlo soltanto di Capaci e via D'Amelio, ma la trattativa è soltanto un modo per definire quello che è stato trattativa sul piano verbale di quest'epoca, ma non c'è mai stata una trattativa sul piano dirigenziale e di vertice, chiamiamolo così, perché lo Stato e la mafia in realtà erano già la stessa cosa, sembra tutt'oggi è stata solo una rinegoziazione tra i due enti. A dove voglio arrivare, detto quelle parole di Peppino, che se noi continuiamo a far finta di non vedere, come si dice anche nella parte del film, Peppino dice noi ci dobbiamo ribellare prima che sia troppo tardi e prima di non accorgerci più di nulla, e oggi siamo un po' nella fase di non accorgerci un po' più di nulla. Per questo noi dobbiamo arrivare agli studenti. Tra l'altro gli studenti sono anche la stessa assonanza di cui parlava lo stesso Paolo Borsellino quando diceva di essere ottimista e parlava della speranza, però oggi parliamo di impastato e quindi dico un ulteriore messaggio che lui dava ai giovani, ma gli potrebbe arrivare ai giovani. Lui diceva spesso che dobbiamo educare alla bellezza. Per educare alla bellezza lui intendeva che insegnando la bellezza alla gente si fornirebbe una specie di arma contro la rassegnazione, la mertà e la paura. Se noi non siamo in grado di fare questo, saremo un po' una società che non avrebbe senso di esistere, perché altrimenti non ci sarebbe più la lotta tra il male e il bene, ma c'è soltanto il male che avanza. Allora, se il male noi siamo incapaci di identificarlo, noi perderemo un orientamento di quello che è il nostro cammino. Per avere questo orientamento abbiamo bisogno di ricordare attraverso le testimonianze, quindi in questo caso di Giovanni Impastato, del suo fratello, e farlo attraverso i giovani. E di questo io devo anche ringraziare l'associazione Madre Puglia, Santa Madre Puglia, Roberto Varricchio, che ci permette di entrare anche all'interno dell'università attraverso questi seminari. E difatti questa trovo che sia una cosa fondamentale, la comunicazione diretta con i giovani. Ugo, volevi aggiungere qualcosa? Sì, io volevo chiedere intanto a Savino, ma anche al professore, naturalmente siamo in ambito sociologico e quindi la viviamo sulla nostra pelle questa situazione. I giovani, come diceva lei professore, anche tu Savino, devono essere educati alla bellezza, ma come fanno questi giovani ad essere educati se all'interno del loro nucleo familiare c'è una discrasia, un'educazione che deve andare verso la legalità e verso il rispetto delle regole, e una realtà invece che ci porta esattamente in maniera opposta, tant'è che le famiglie sono in difficoltà perché non si sa che tipo di educazione inculcare, se è quella ligia alle regole di vita oppure quelle furbesche che ci consentirebbero di liberare e comunque, come diceva lei professore, di orientarci verso il più forte. Credo che ci serva, ho finito, dico solo questo, ci servono dei riferimenti altrettanto forti così come quelli che ci distraggono. Se posso rispondere prima io, ricordo una frase di Giorgio Bongiovanni a riguardo, in cui qui metaforicamente diceva che noi dovremmo denunciare i nostri genitori, cioè sembra una frase forse cattiva, ma così non è, perché tutto ciò che ci comporta parte proprio dalla rassegnazione o dall'accettazione, ancora perché peggio, anche in tema di chi non si ribella, in tema di Peppino Impastato, di chi ci ha preceduto e non è stato sostenibile. Non è che quando il mondo è nato con la mafia, cioè la mafia si è creata, se qualcuno è diventato feudatario di un terreno vuol dire che ha accettato una forma di violenza o di prepotenza che poi nel tempo si è incrementata. Automaticamente tu hai dato rispetto a un potere, chi c'è stato prima di noi evidentemente non ha avuto il coraggio di ribellarsi, ne ha legittimato. Ora, se questo è stato legittimato non vuol dire che noi dobbiamo continuare a farlo, perché non solo non faremmo altro che impedire che questo meccanismo marcio prosegua, ma allo stesso tempo non potremmo neanche riprendere ciò che poteva essere nostro, chiamato bellezza, ciò che è il nostro, perché laddove c'erano dei gerani oggi sorgono magari in forma abusiva, nel caso di Peppino Impastato aeroporti oppure parcheggi oppure case oppure comunque cosa è stato costruito che è stata fatta in forma abusiva, e quindi è stato automaticamente tolto un bisogno
sostenibile a chi successivamente. Ma questo è naturalmente, Ugo, scusami, è proprio l'esempio che Peppino ci ha dato con la sua stessa vita. L'esempio di risposta in cui... Ma scusate, io, professore, la richiamo, sì, ma gli do un altro input al professore. Io credo che l'autorità abbia perso il potere, scusate il gioco di parole, cioè l'autorità non sia più potere, quello sta avvenendo. Ma guardi, assolutamente lei ha ragione da questo punto di vista, però lei sa anche che spesso una cieca autorità, un cieco autoritarismo ha anche poi partorito, tra virgolette, non dico dei mostri, ma qualcosa del genere. Allora è sempre quel giusto mix tra autoritarismo e autorevolezza, questo vale in tutte le cose della vita sostanzialmente. Non è detto che in sé per sé l'autorità sia un valore, lo è certamente in alcuni determinati casi dove inevitabilmente devi vestirti di autorità perché sennò no, si perde anche qua, ma è il caso di dirlo, il mandorlo della matassa. Però effettivamente se poi una persona è autoritaria ma con la sua testimonianza, col suo esempio non guida, non traccia una strada per il discepolo che in qualche modo lo guarda, è un'autorità fine a se stessa, cioè il discorso è sempre lo stesso. Noi dobbiamo cercare di fare in modo che all'autorità corrisponda l'autorevolezza. Allora se il genitore X, adesso poi il caso specifico, il padre di Peppino in passato, mi permetto questo tipo di parallelismo, comunque di esempio, ovviamente sempre con le debite cautele, ma se il padre di Peppino impastato, Luigi impastato, alla fine per quanto volesse il bene del figlio, poi tendenzialmente frequentava ambienti di un certo tipo, poteva essere autoritario quanto voleva, ma alla fine il tipo di educazione paradossalmente non è stata quella che poi Peppino in passato fortunatamente ha assunto dal padre, cioè la sua formazione l'ha tratta anche da altre cellule, cioè la famiglia, e in questo torno all'argomento iniziale della domanda, la famiglia è sicuramente la più importante in quanto è quella iniziale cellula formativa, ma poi la formazione di un ragazzo passa sicuramente dalla scuola, passa dagli amicizie, passa dalla società e passa, e qua ci metto una ahimè oggi come oggi, anche dei mezzi di comunicazione, in particolare quanto è stata formativa per le nostre generazioni, che so, la televisione, quanto è formativa oggi per le generazioni attuali l'informatica, internet e tutti gli strumenti di questo genere, dove la gente acquisisce informazioni che magari sono assolutamente di sponda opposta o di segno opposto rispetto a quello che sente in televisione, per dire. Allora, come al solito, serve una complessità e una pluralità al tempo stesso di fonti di informazione. Le fonti di informazione sono fonti di formazione. La famiglia ha un ruolo, senz'altro, però la famiglia, ripeto, lei ha perfettamente ragione, quando poi ci sono delle esigenze del quotidiano che sono il fatto di tirare avanti, di tirare a campare, di sopravvivere, certi ideali, certi principi, certi valori non possono che cedere il passo. Però tendenzialmente la speranza è che poi, con l'esempio anche di Peppino Impastato, alcuni ragazzi, alcuni giovani si sappiano fare la loro strada attraverso gli strumenti appunto che la scuola, i mezzi di comunicazione devono loro fornire, e a volte può anche essere che appunto da una situazione problematica come quella della famiglia di Peppino Impastato, comunque invischiata tra virgolette nei rapporti con la mafia, venga fuori un eroe moderno, cioè un eroe, qualcuno che si dissocia da quel tipo di congerie, da quel tipo di humus e dica la sua e lasci la sua impronta, lasci il suo segno nella storia. E quanta gente poi, sugli esempi che Peppino Impastato, si è in qualche modo sottratta alle logiche di quel paesello, quelle logiche magari di stampo mafioso che invece hanno condizionato e condizionarono la famiglia di Peppino Impastato. Quindi probabilmente lo stesso fratello, lo stesso Giovanni Impastato, che pure, come diceva giustamente Savino Percoco, all'inizio ha avuto paura della presenza stessa di Peppino, ha avuto problemi, ha avuto difficoltà, perché è chiaro, in quel paese quante minacce può aver avuto il fratello di una persona che era diversa rispetto al resto della popolazione di quel paese. Bene, anche l'esempio dato da Giovanni Impastato, che poi alla fine è uscito da quel contesto, è significativo, perché vuol dire che poi il segno, l'insegnamento di Peppino Impastato è stato tale che
molti giovani della generazione sua propria, compreso il fratello, a lungo andare hanno fatto un passo oltre quel sentiero che invece era quello tipico di quel paese, che era un sentiero che non poteva che portare a una crescita, a una formazione secondo i dettami canonici della mafia. Ecco, probabilmente recuperare anche in occasione del 15 maggio questa figura che ormai è quasi mitologica per i giovani, perché tanto non se ne parla poi più tanto, ovviamente sono passati, ripeto, quasi 40 anni, però recuperare alcuni aspetti di questa figura che ormai è diventata storia, probabilmente può essere utile anche a far capire a qualche giovane, 1 su 10, 2 su 100, che ne so, a far capire che esistono altre strade che non sono quelle soltanto della speculazione fine a se stessa, ma che sono strade che si basano su dei valori che vanno professati tutti i giorni per se stessi e anche come testimonianza e come anche segno per gli altri, per coloro che in qualche modo hanno rapporti quotidiani con queste persone. Quella è l'aspirazione, quella è l'ambizione, oserei dire. Mi auguro che quell'incontro, l'incontro del 15 maggio, possa servire appunto a questo. Professore, solo una battuta. Giusto, noi stiamo facendo, stiamo onorando personalità purtroppo morte. Noi abbiamo bisogno di persone, non di eroi moderni, di eroi attuali, quelli che vivono. Non, cioè, non dobbiamo, ce ne sono, guarda, siamo stancati, me ce ne di sono. Fare questo. Noi li vogliamo vivi, queste persone. Ci vediamo. Allora, ce li abbiamo, anche se non particolarmente sostenuti, vero professore? Ecco, perfetto, ecco. Mi viene in mente, anche se poi la collocazione è di stampo logistico più che temporale, il vecchio detto nemo profeta in patria, che voglio dire c'entra come il cavolo a merenda forse in questo caso, ma per dare l'idea, cioè alla fine quanto è difficile riconoscere l'eroe, anche qua tra virgolette, perché poi si è eroi, ma il discorso è che si sopravvive, a volte bisogna cercare di trovare dei compromessi, senz'altro, questo lo capisco, però quanto è difficile per la gente che circonda l'eroe, anche qua tra virgolette, riconoscere l'eroe stesso, e quanto poi è difficile per l'eroe essere eroe tutti i giorni, perché voglio dire, la canonica buccia di banana su cui scivolare, va bene, è chiaro che è presente veramente tutti i giorni sul marciapiede, cioè uno, anche se si è comportato bene, ha dato il suo segno, la sua testimonianza, magari può anche essere, non siamo perfetti, può anche essere fallace in un determinato momento, e per come sono fatti oggi i mezzi di comunicazione di massa, anche la semplice stupidata, il piccolo errore, la dichiarazione fuori posto, siccome sono all'opera mille macchine del fango, può diventare il pretesto per distruggere quella che è un'immagine di una persona che tutto sommato meriterebbe assolutamente considerazione e rispetto. Ed è quello che è successo nella nostra storia negli ultimi 30-40 anni sicuramente, cioè ogni volta che nasce un eroe c'è qualcuno, a volte anche a ragione ci vorrebbe, che è proprio impegnato a distruggere l'immagine di quella persona. Penso a Saviano, penso a tanti esempi, ma ripeto, sicuramente ci sono persone che, ripeto, probabilmente hanno fatto dichiarazioni che possono aver minato la loro credibilità, ma sicuramente il discorso va fatto in chiave complessiva, bisogna vedere il tipo di testimonianza che quel soggetto porta con la sua vita, non soltanto il particolare ozioso o l'occasione specifica, ma ripeto, è talmente facile nella nostra società crearli gli eroi, ma anche assolutamente affossarli, che ovviamente ha ragione lei, è difficilissimo riconoscere oggi come oggi e continuativamente qualcuno come eroe, ma ci sono, nel senso che sicuramente sono invischiati, sono nascosti, sono problematici, sono tante cose, ma gente che quotidianamente fa il suo dovere e lo fa per il bene della collettività, io ne vedo, ne trovo e so perfettamente che ci sono. Bisogna avere un po' più di speranza da questo punto di vista. Volevo aggiungere anche qualcosa chiedo scusa professore, sì. Il problema è che siamo alle 19:29 e vorrei dare la possibilità anche a Savino di aggiungere qualcosa. Sì, ha ragione, io sono ritondante. non c'è problema. Prego Savino. Io sarò molto breve. Diceva Giovanni Falcone che in Italia per essere credibili bisogna essere ammazzati. Allora, io purtroppo non posso dare torto a Giovanni Falcone di questa frase, ma è anche vero che di eroi, almeno a mio parere, riconducibili a tale ci siano.
questi si chiamano Giuseppe Di Matteo, si chiamano Giorgio Bongiovanni, si chiamano Lorenzo Baldo, si chiamano Salvatore Borsellino, Scarpinato, perché basterebbe soltanto prestare un po' di attenzione, farsi meno distrarre da uomini e donne per capire che intorno a noi qualcosa ci sia. Per chi invece parla di sfiducia, posso solo rispondere che se oggi stiamo parlando di tutti i pieni impastato, vuol dire che il suo obiettivo è stato raggiunto. Come è stato raggiunto anche l'obiettivo di confiscare la casa di Tano Padalamenti e farla diventare una struttura di servizio pubblico e allo stesso tempo di istruzione e formazione, non solo come museo. Molto bene, allora io purtroppo guardo l'orologio e sono obbligata a dire che siamo giunti alle 19:31. Devo dire che il tempo questa sera è trascorso rapidamente. Ricordiamo l'appuntamento del 15 maggio alle ore 11 presso l'aula 3 al secondo piano della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bari. L'incontro è intitolato Quei 100 passi tra Stato e Mafia. Relatori saranno Savino Percoco, coordinatore provinciale del Movimento Agende Rosse Giuseppe Di Matteo, e il professor Roberto Varricchio, presidente dell'associazione Santa Madre Puglia. Purtroppo non ci sarà lo streaming, quindi per chi non si potrà recare fisicamente presso la facoltà non ci saranno alternative per seguirla. Tuttavia verrà senz'altro caricato il video su YouTube immediatamente dopo il termine della conferenza, quindi vi invitiamo a effettuare la ricerca, magari appunto digitando Quei 100 passi tra Stato e Mafia, dovrebbe essere questa la chiave di ricerca per rintracciare il video. Ringraziamo quindi il professor Roberto Varricchio, contiamo naturalmente, professore, di averla ancora ospite delle nostre trasmissioni in futuro. Grazie, volentieri. Grazie per la sua presenza. Ringraziamo Savino Percoco. Però voglio chiudere con la frase mitica di Pippino Impastato, che la mafia è una montagna di merda. Ecco, e come diceva Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani è destinato ad avere un inizio e una fine. Per cui si tratta solo di aspettare e tentare di accelerare i tempi anche e soprattutto con queste iniziative. Ricordiamo la presenza di Giovanni Impastato durante la conferenza del 15 maggio. Vi ringraziamo e vi salutiamo. Passiamo rapidamente la linea. Grazie professor Vettini. Arrivederci. A presto. Buon lavoro. Grazie, tanti saluti. Grazie. Ciao. Passiamo rapidamente alla linea Massimo Bonella per gli aggiornamenti dell'ultimo minuto. A te Massimo. Sì, dunque non ci sono aggiornamenti degni di rilievo, se non quello di ricordare che oggi è l'anniversario del tremendo terremoto in Friuli Venezia Giulia. Lo ricordiamo il 6 maggio 1976. A tal proposito vi segnalo uno speciale a cura di Video Telecarnia alle 20:45, speciale terremoto in Friuli 6 maggio 1976. Vi ricordo anche la frequenza per tutti coloro che ci seguono dal nord-est d'Italia e anche parte della Croazia. La frequenza è il 690. Frequenza di Video Telecarnia 690, ore 20:45, speciale sul terremoto in Friuli 6 maggio 1976. Questo è quanto che posso dirvi. Poi per ulteriori notizie dalla redazione di Venezia vi rimando alle 22 nel corso della successiva trasmissione di approfondimento. A te Antonella. Bene, grazie a Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net, che salutiamo e rincontreremo durante la diretta delle 22 per Osservatorio Antimafia. Salutiamo Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso. Ciao Rosario. Ciao, grazie, buona serata. Ciao Savino. Ciao Rosario. Vedrai giusto la manina, niente di più questa sera. E diamo appuntamento ai nostri ascoltori alle 22, sempre su Saiuz Web Network, per l'appuntamento settimanale con Osservatorio Antimafia. Grazie a tutti per averci seguiti e a più tardi. Buonasera. Buonasera a tutti quanti.